Come succede, voglio bene a tutti e due. Io cazzo. Lo so, però mamma lo dice. Che dolce mi sono rimasto bene. Cose del più allegro, non lo leggete? Ah, oh. Io mi leggo questo. Io sono questo. Il boss della camorra. Oggi piatta non voglio diventare, a uscire a chi, lo fa questo. Ma quella è manipolanza. Sì, però, anche chi sta a redassi di guagliuno. Può essere un piano voglio diventare, dice, a uscire a chi. Se oggi, io oggi spaccio, un esempio, io spaccio all'insaputa di qualcuno. Oggi mi accirano, invece prima no. Mi potevano fare una mazziata, mi spezzavano l'accio. Un grosso mi avrebbe botto in decoscio, ma mi accirano però. Non mi fa capire. Non ci manca rispetto. E qualunque cosa si può fare, è una niente nulla. Invece oggi no, io spaccio, senza chiedere permesso. Mi accirano. Quindi non c'è neanche più rispetto della vita? No, ma non ci sta proprio niente. Mentalmente io non ce la faccio più. Fisicamente sopporto ancora. Come a Maradona, dice già faccio però ci arrivò. Se ho fine bene miei era il 2015, poi esce il 2013. Perfetto. Ci sto mettendo tutto in me per ci riuscire. Perché magari qua carcerato posso ragionare in una maniera e fuori ragiono in un'altra maniera. Magari qua posso essere più, tra virgolette, diciamo aggressiva. Fuori non so io. Magari uno che mi ha visto qua. Vabbè, lui l'istinto di sopravvivenza che ti spinge a essere aggressivo. Sì, io forma più con nessuno, non li dico a nessuno, non mi piace. Io per andare a te, per toccare a te, per mancare rispetto, mi manca rispetto. Se mi manca rispetto, magari prima non lo facevo, però essendo la vita è stata una poco dura con me, sempre perché ce la ceruti. Prima quando mi appiccicava una persona più grande mi stavo zitto. Lo posso fare anche, lo faccio pure oggi, però dipende. Dipende da che la circostanza, come sto chi c'è. Molto spesso dice che la vita è stata cattiva con te, ma che significa? Poi dopo contestualmente no. Dice pure che mi sono andato a cercare. Cioè, che significa? Rispetto, ma a me, come già dici, ma a cominciare a guacci minori, no? E che è stato un caso lì? Perché sei andato in carcere minori? No, io perché ho fatto reato, no? Vi devo voglio dire. Ma dico che il reato è stato un furto. Rapina. Già 15 anni fatto una rapina. Quando uno è minorenne va a carcere. Rapina dove? In supermercato e cosa? No? Rapina in banca. Direttamente in banca? Se io ho fatto un reato da minorenne, come ho sempre pensato io, se io fosse giudice, cerché c'era una possibilità a quel ragazzo che ha fatto una rapina. Cosa che fanno comunque? No. Soprattutto al primo reato. Io non ho mai avuto una possibilità. Ma non pensi, al primo reato subito sono andato in carcere? A me io sono stato carcerato, amici. Ehi, Fresel! Ma a chi non ce la faccia ma la sa. Baciami più forte, stringimi, se come il fuoco brucio dentro e voglio te. Baciami, non ti fermare mai, io questa sera ad ogni costo voglio te. Sei la stella, adesso brilli giù per me, non esiste niente come te. Tu seduta in quel bar incomincio a guardare i tuoi occhi, una luce più di quella che c'è. Io non ci credevo, sai, in pochi minuti mai mi è successo di perder la testa.